Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Final Fantasy XV. Allora, spingiamo la macchina che si è spaccata. Tiè, guarda come siamo messi male. Su, su, ce la facciamo? Se vi siete persi il primo episodio, ragazzi, lo trovate nella playlist in home page. L'ho caricato questa notte, così almeno avete già. Unbelievable. Not exactly a fairy tale beginning, Prince Noctis? We let ourselves get carried away. Look, these things happen. Let's just hope this isn't some omen. Gladio, do me a favor. What? Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh, we just switched back there. And it's my turn, Noct. His turn. Oh, my hands are killing me. You rather I kill you with mine? Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally, next door. Looks that way, on a map of the world. Mamma mia, sembra pesantissimo. The world's a big old place, filled with wonders. Tell that to my legs. You guys even pushing? Hard as I can. With everything I've got, we'll be there in a minute. Eccolo qua, Final Fantasy XV. Quindi era una sorta di prologo quello che abbiamo visto fino adesso. E quindi adesso dovremo entrare proprio nel vivo dell'azione. Abbiamo visto nel primo episodio come c'è stato uno scontro assurdo e quindi adesso siamo tornati indietro nel tempo per arrivare poi sicuramente a quello scontro finale incredibile con un boss che non ho riconosciuto sinceramente. Località Hammerhead. Hey there, y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Aha! Hello, Your Highness. Congrats on your wedding. Not hitched just yet. Lady Lunafreya's groom-to-be, here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Pawpaw. Well, that makes you. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Ammazza, Now, Cindy, come play sta the waiting bene. game. Never liked that game. Never any good at it either. Oh, ora possiamo cominciare già andare un po' in giro. Vediamo un po'. Cindy che dice? Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Ok, intanto abbiamo la mappa. Sulla minimappa in alto a destra è indicato un ristorante. Provate a Well, farci might un as well salto. make good use of the extra time. Whoa! They got Ebony out here! Oh, Ignis is gonna flip! Wait, what's a gill? Nel caricamento ho visto che i ristoranti sono molto comodi quando praticamente arriviamo in punti sconosciuti per prendere informazioni. Bella. Oh,
Welcome. Informazioni, menu, ricercati. Informazioni. Rifugi locali aggiunti sulla mappa. Parcheggi aggiunti sulla mappa. Nuove località aggiunte sulla mappa. Aree di raccolta segnate sulla mappa. Quindi basta così. Ok, poi andiamo nel menu. Chili con carne e jambalaya. Bah, meglio il chili con la carne, sinceramente. Non è abbastanza goi questo? Niente, quindi praticamente possiamo mangiare. Ricercati. Nei punti di ristoro puoi controllare la bacheca dei ricercati, dove si richiede eliminare belve feroci che causano problemi nei dintorni. Una volta accettata una battuta di caccia, raggiungi il luogo indicato sulla mappa, abbatti i bersagli e poi vai in un punto di ristoro qualsiasi per comunicare il successo e riscuotere la taglia. L'associazione Venatoria Meldacio attribuisce ai suoi cacciatori un rango che te ne rispecchia i successi sul campo. Puoi ottenere una promozione quando raccogli il numero appropriato di stellette completando le cacce ai ricercati. Un rango più elevato ispirerà fiducia nei ristoranti che ti affideranno missioni più complesse ma dalle taglie più appetitose. Wanna help out with some varmints? Livello consigliato 2, 6, 7, 15. Ci avremo questo qua, criniere fameliche, livello 2. Potremmo anche riuscire a farlo. Appreciate it. Caccia accettata. Take care. Ok, allora. A moment, Noct. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer with Cindy. Broken down and flat broke. Adding insult to injury. Il principe Overo, il livello consigliato di diritto a gold del matrimonio di Noctis, il corteo principesco rimane a piedi quando l'auto va in panne. Le riparazioni lasciano a verde i quattro amici che ora devono darsi da fare per aggrelinare qualche guil, la valuta in vigore nel mondo al di fuori di Insomnia. Il principe Povero, livello consigliato 1, e poi abbiamo questo qua che avevamo attivato, che è la missione per prendere qualche soldino. Ok. Old man's in for both after charging us that much. Yeah, let's pay him a visit. Allora, andiamo, va. Siamo rimasti senza un sordo, stavamo messi bene. E il principe povero, cacchio. Ecco, ma è Cindy, eh. Mamma mia, che topa. She ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Vorrei uno sconto, vorrei un prestito, te lo diranno gli altri. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus round here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Well, so much for finding an easy way out. Thanks a lot, Papa. Hai ottenuto 10 PA. Con i punti abilità puoi ampliare la gamma di azioni da compiere in battaglia. Per potenziare la squadra, seleziona abilità nel menu principale. Ok, allora, mappa, missioni, equipaggiamento, abilità. Ok, vediamo un po' che ci abbiamo qui. Abilità per Noctis, sinergie, paramediche, perlustrative. Io andrei più sul combattimento. Allora, qua che abbiamo? Reazione a catene, incrementi i danni inflitti con le combo se non si viene colpiti. Impulso aereo, sotto che abbiamo? Difesa precisa. Questa è destrezza, riduce il consumo di energia magica quando si è in difensiva. Ok, io farei questo qua. Reazione a catena, vai. A posto, ho finito già. 10 precisi. Ma non go running around after dark. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here. This ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Ok, allora, andiamo a raggiungere la prossima missione, ragazzi. Dobbiamo andare a sconfiggere le belve. Sia per fare uno sconto, sia per prendere wow. Qualche... They got a lot of different stuff here, huh? That's how it works.
Allora, vi dico subito che come sistema mi sembra fatto bene, soprattutto per la selezione delle missioni. Quando ci sono nemici in vicinanza, controlla l'indicatore di pericolo. La velocità di reazione varia a seconda dell'avversario. Seleziona un'arma con e attacca con cerchio. Con cerchio passa l'offensiva scatenando una serie di attacchi in sequenza sui nemici intorno. Got all those arms at your disposal? Use them! Not loose! Ah, meglio comunque rispetto al coso, eh? Whose side are you on? Didn't mean to do that. Dico rispetto all'addestramento mi sembra più fluido. Excellent work. On we go. Ok, un branco l'abbiamo sventrato. Andiamo al prossimo. Beh, stiamo in forma. Ci abbiamo una spada. Poi un'ascia. Bella questa. Mettiamoci quella al posto della spada. Quella è figa. Tanti PM sotto, come vedete, si stanno a caricare. Bello comunque. Gira bello fluido. Bella pure l'ambientazione. Bisogna vedere quanto poi sia open space, perché è sempre un RPG, eh. Quindi voi non vuoi, c'ha qualcosa poi di settato e di predefinito. Allora andiamo a distruggere e uccidere il prossimo branco. Eccoci qua. Guarda quanti. They aren't gonna know what hit 'em. Let's do this. Per evitare gli attacchi nemici entra in difensiva con quadrato. Premendo una volta puoi schivarli con una capriola. Have you ever heard? Your best offense is defense. Mutazione. Qui siamo sventrati un attimo, raga. Oh, perché mi ha fatto un premuto quadrato? Watch yourself, no! Cacchio! I know! That's crossing the line! Perfetto! My hand slipped! Questo è sfondato, dipendi da tre attacchi. The Prince of Pain. Yep. All right. We'll be done in no time. Ci manca l'ultimo branco, eh? No, mi piace pure la mappa e il discorso di come dobbiamo andare a fare le missioni. Where are we headed anyway? Nowhere until the repairs are done. Then we head for Golden Key. Then after that, we hop a boat and before you know it, lover boy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Allora, speriamo che questi non siano devastanti. Siamo già ben aumentati comunque di esperienza. Poi vediamo come il funzionamento pure dei il livellamento dei personaggi. Andiamo sempre a quello più grosso. Head bashing. Prendi mira un attacco e premi per attacco posizione difensiva. Ok, adesso già l'abbiamo fatto. Mamma mia. La schivata è figa però, eh? Aggiramento per cinque. Nice. Mission complete. Who could this be? Hello? Hey, it's Cindy. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, because I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack? Oh, got it. We'll take a look. Allora, andiamo avanti per la prossima missione. What did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Cacchio, ma chissà chi sarà qua dentro sto cacciatore scomparso. Un cacciatore da rintracciare, ingredienti a raccogliere indicati sulla mappa, i viveri. Piano, regà. What's this?
Ricercato bicorno contagiato. Segni particolari di zanne rosse. Abbattere anche smidolonti che infestano la zona. Knocked! Get out of here! You okay? We are now. Spoke too soon. Remember. Se volete nella zona delle pelle. Ecco cane, non riesco a uscire da qua. No. Faccia. Knocked! Another one out! Stai là! Miseria! Oh, ma mi fanno secco! Hey, what about the shack over there? No. Sto quasi per morire perché ci hanno tipo raggirato, ragazzi. Sono rimasto incastrato in faccia al muro. A momenti ci lascio le penne. Allora, dobbiamo pulire a quanto pare ste baracche per conto di Cindy. E quindi, ecco altri mostri. Quello enorme! Not yet. I've got a plan. Proiettati sulla pala eolica. Ok, per fare l'attacco quello là tattico. What are we looking at? This creature is known as a Sabertosk. Quando i compagni prolungano le strategie, mettili in pratica e otterrai dei PA utili per apprendere nuove abilità. Quando vedi un indicatore azzurro, puoi raggiungere la proiezione tattica con triangolo. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. Mentre sei appeso, recupero di PV e PM velocizzato. Prendi di mira R1 un nemico distante, attaccalo con una proiezione offensiva premendo triangolo. Ok. That's a bit heartless. Yeah, don't think we'll be defeated. Big weapon like that, I'll leave you wide open. Try another. Without taking your own advice. This one's just for you. Mutilazione. Comunque è figo combatti in quattro, le missioni. Partiti di smidoloni. None the worse for wear. Hey, who's out there? Well, and look who's in here. The man of the hour. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause y'all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell, but couldn't finish the job. Still one mean mutt about. Well, y'all don't look much like hunters, but... What do you say? Put that puppy to rest for me? Devi mettere a nanna quel cucciolo, facciamo un altri, ci facciamo pagare. Sure, we'll do it. Well, for the right price. Well, you all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw him. Phew! For a second I thought you were gonna forget to ask for cash. 2 PA. Cacchio, siamo rimasti senza una lira, ragazzi. Trovate il bicorno contagiato, minaccia anomala, ragazzi. Quindi dobbiamo andare da un nemico a quanto pare assurdo. Allora, ci vediamo più tardi per il prossimo appuntamento con il walkthrough di Final Fantasy XV per sconfiggere il primo a quanto pare bel boss, bella bestia. It would be wise to rest up before we set out. Stai per partire a caccia di una bestia temibile. Meglio non rischiare accamparsi nel rifugio in zona. In questa zona, in questo modo potrete riposare salendo di livello e Ignis se cucinerà una cena sostanziosa che vi darà le forze per affrontare la missione. Va bene, riposiamoci se dici che sia una buona idea. In that case, let's find a spot to make camp. The hunters are really out in full force around here, huh? So they're the new Crown's Guard or something? Similar, though technically a civilian outfit. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Crown's Guard outfits? Be worse not to. They made them especially for us. Even got a sweet insignia on them. In the Crown's Guard, your attire identifies you. So wear it with pride. Comuni intorno ai rifugi forniscono energia da assorbire. Ok, allora andiamo in questo rifugio, così almeno vediamo pure qualcosa di nuovo.
qui sopra. Che rifugio ha? You wanna make camp? Riposando potete salire di livello in base all'esperienza accumulata. In più i piatti cucinati da Innis vi daranno le forze e gli effetti benefici necessari per affrontare un nuovo giorno. Accampiamoci, alleniamoci, aspettiamo. Let's call it a day. All right. I'm gonna pitch the tent. Rifugio di Marriott. Un giorno. Beh, particolare sta cosa. Ma perché quello sta a fare le foto? Quindi si sta cucinando. Beh, mo all'inizio conviene vederlo, perché almeno vediamo pure come il funzionamento come si dice, del livellamento, che dice se può salire di punti, di esperienza. Allora, Innis usa gli ingredienti a disposizione per preparare la cena, scopre nuove ricette per ampliare la scelta di piatti e sfruttare gli effetti benefici per combattere più efficacemente. Abbiamo il pane abbrustolito, polpette di riso, bruschetta all'uovo, minestrone di verdure. Proviamo questo. Stiamo tipo in mezzo al deserto e ci spariamo la minestra, però vabbè, sempre meglio del pane abbrustolito. Vabbè, l'aspetto non sembra nemmanco malissimo, cioè mi sembra pure carino come colori di verdure. Oh, eccolo qua. Livello 1, livello 1, livello 1, livello 1. Fra poco aumentiamo di livello, eh. Fra 99 aumentiamo. Vediamo un po'. Ah no, forse ce la facciamo già. Ah, eccolo, livello 2, buono. Ce l'abbiamo tanta, perfetto. Ecco perché serve allora prente fare. Prima di dormire, Pompto vi mostra delle fotografie che ha scattato durante il giorno. Con la pratica il suo talento aumenterà, consentendo di aggiungere filtri artistici e di utilizzare l'autoscatto. Puoi anche condividere sui social network dei scatti preferiti e rendere partecipe il viaggio a tutti i tuoi amici. Ammazza, che figata. Avanti, salva, sfoglia. Ok. Allora dobbiamo andarci ad accampare dopo un bel po' di combattimenti, ragazzi, per aumentare di livello. Siamo quasi livello 3 comunque. Menu di pausa opzione, tranne quando ti trovi nelle foche di battaglia, nel cesso di una zona pericolosa con difficile uscire durante lo svolgimento. Se hai bisogno di consigli pratici, ok. Like a father to her. Ever since they got back, Sid's been the only one looking after her. Rather more than a middling mechanic can handle. All things considered, I'd say she turned out okay. Well, like any girl, you just need to treat her right. Treat her wrong and Sid'll stuff his wrench where the sun don't shine. Take care of the car and it will take care of us. Yeah, the car. Ok ragazzi, allora ci fermiamo qui, così ci vediamo nel prossimo episodio di Final Fantasy, dove dobbiamo andare a sconfiggere il bigorno contagiato, e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.